E veniamo alla serata, diciamo, finale. Perché questa serata finale? Perché secondo me, ma anche secondo Vacchino, che ha detto una cosa molto giusta prima, cioè legare questo discorso del Festival dei Giovani con una serata più ampia, più aperta, e quindi per andare in un teatro come il Teatro Ariston ci voleva qualcosa di più. Allora, intanto i vincitori del concorso non sarà uno, ma saranno tre a pari merito, mai successo. Quindi non ci sarà un primo della critica, sono tre a pari merito. I tre cantanti si esibiranno la sera all'Ariston, perché quando il sipario si aprirà, ci saranno tutti gli eventi e ragazzi già preparati sul palco. Il presentatore, Massimo Proietto, che è un amico e un collega di inviato della Vita in Diretta, insieme a Dario Salvatori, daranno il benvenuto a questi ragazzi. Commenteranno un attimino le serate precedenti del teatro qui al Casinò e poi partiranno con i tre cantanti che vinceranno. E su questo punto ci tengo assolutamente a dire che la giuria deve fare il suo compito, l'organizzazione non metterà mano o dito o quello che volete su questo, perché deve essere una scelta assolutamente tecnica, fatta da esperti, e non ci sono barazzini vari, guai. Quindi canteranno loro e poi prenderà via la serata con dei big che sono quelli che avete visto sul manifesto. Può darsi che ci sia qualche novità, ma verrà fuori nei prossimi giorni, anche per mandare tutte le notizie oggi, perché sennò poi cosa scrivete nei prossimi giorni? Qualche sorpresa ci sarà. Ci sarà un gran finale, ci saranno un paio di sorprese che secondo me sono interessanti, e se poi anche questo discorso, a me piacerebbe, per esempio, che ci fossero i due sindaci a consegnare i premi, però credo che la segreteria del sindaco di Biancheri si stia lavorando su questo campo, per cui vediamo. Tante sorprese, ma soprattutto l'obiettivo è trovare, avere la capacità di individuare due, tre brani che vengano fuori e magari anche esportabili, perché questo deve essere un discorso proiettato sì al futuro, ma anche all'estero, perché l'abbiamo aperto alle iscrizioni di italiani all'estero, ce ne sono migliaia, ma quando mi hanno detto che dovevano presentarsi con un brano inedito, in napoletano, una cosa è stata. Allora ci prepariamo per l'anno prossimo. Benissimo, io la mia parte che dovranno fare.